Pronto? Sì, pronto, buonasera. Ecco, Buonasera. sono pronto. Eccoci, eccoci qua. Ecco. C'è anche il nostro direttore. Vuoi Salve, salutare? buonasera. Buonasera, buonasera. Io intanto chiamo per quel che riguarda la smentita, ci sono i miei avvocati che hanno preso la cosa in mano e che la portano avanti per dimostrare che sono assolutamente innocenti in tutto ciò che mi è stato detto, che sono state calunnie costruite ad hoc per servire a solo un. L'unica cosa per la quale queste accuse sono servite sono quelle di partecipare alla strategia della tensione, cioè per aumentare la paura dell'Islam e dei musulmani in Italia e nel mondo. Cioè, è soltanto per questo che hanno scritto questo, perché la giornalista che ha fatto l'articolo del Tempo non mi conosce, non ha mai avuto contatto con me e non può dire tutto quello che ha detto perché. Da quando ho messo i piedi in Italia, sino a questo momento preciso, io non ho mai avuto visita di polizia a casa mia o di servizi segreti per indagarmi né su terrorismo né su contatto. Certamente il mio nome potrebbe essere presente presso i servizi segreti italiani, perché come in tutti i paesi noi rappresentanti dell'Islam siamo censiti, ma oltre a questo io in tutto quello che è stato detto contro di me non c'è assolutamente nemmeno una virgola di verità e lo dimostreremo al momento opportuno. Io vi ho chiamato soltanto per due cose. Prima di tutto c'è una ex moglie nella zona che è stata disturbata dalla stampa e che voglio tranquillizzare per ricordarle che il padre dei suoi figli è sempre la persona onesta che lei ha conosciuto, la persona corretta e la persona che ama molto la multiculturalità e rispetta l'altro. E in secondo, per la comunità islamica di Arezzo, che, mi rispetta, mi ha sempre ricordato bene e che non vorrei che viene infangata da questa storia veramente calunniosa e ignobile. Ecco, quello che volevo dire è questo. Per il resto, per i dettagli, se lei ha bisogno di porre qualche domanda, Sì. io sono Quindi disponibile a risponderle. lei non aspettava in Belgio, come è stato scritto, questi fratelli Cauchy che hanno partecipato alla strage? Intanto, chi dice una cosa del genere dovrebbe avere almeno il minimo indizio per dirlo, d'accordo? E poi, se fosse vero che io aspettavo questa cosa qui, questa signora l'avrebbe avuta da qualche fonte importante. Lei pensa che la polizia belga non viene a casa mia a prendermi quella sera lì? Eh certo. Scusi, cioè questa è assurdità. Quello che mi dispiace in questa storia, che veramente trovo veramente indecente e che mi rattrista moltissimo, è che c'è una crisi deontologica che vivono certi giornali che non hanno la capacità di verificare cioè le loro fonti. Una persona prima di scrivere una cosa del genere dovrebbe veramente avere delle fonti forti, perché se no si autoaccusa di calunnia gravissima, ed è una calunnia gravissima quella che è stata detta contro di me. Io adesso, fra l'altro, ho letto tutte le testate dei giornali aretini che hanno scritto su di me, mi hanno accusato di una cosa veramente gravissima e che voi come Arezzo TV avete ancora sicuramente nei vostri archivi, mio parere sulla festa del Saraceno. Mi hanno detto che io ho accusato la festa del Saraceno di essere anti-islamica. Ci sono delle trasmissioni di ore nella vostra rete televisiva che dimostrano che sono stata una persona che ha fatto una proposta sotto richiesta. Cosa ne pensa? Io ho voluto arricchire questa festa con la nostra presenza come saraceni a lottare contro un nemico comune, sia dei cristiani che dei musulmani, che poteva essere il male o Satana, avevo detto all'epoca, cambiare quel burattino, mettere Satana e lottare insieme contro un nemico comune. Quindi io non ho mai detto che quella festa andava cancellata o andava abolita, perché al contrario disse, quella era l'unica ricreazione della città di Arezzo. Abolirla vuol dire una proposizione da me criminale, perché abolire l'unica ricreazione della città vuol dire mettere la città nel buio. Io ho detto meglio arricchirla, se vi chiedete il mio parere, siamo una realtà del tessuto
del tessuto sociale aretino. Cioè, i musulmani oramai sono una presenza che sta sempre crescendo e che ci sarà sempre. Quindi per inserirla nella città sarebbe stato una cosa interessante, anche economicamente parlando, perché mi ricordo che all'epoca dissi che in contemporanea con la fiera dell'oreficeria aretina, creare in questa festa una introduzione nostra come musulmani apporterebbe soldi dall'estero anche per via dell'agriturismo che c'è intorno. Quindi fece non soltanto una proposta di unione fraterna fra le comunità locali e quelli acquisiti alla multiculturalità aretina, e poi anche una proposta economica alla città. Cioè, da questo andare a dire che io ho proposto l'abolizione di una festa del genere è veramente una cosa, secondo me, non rispettosa di quello che sono stato io a Arezzo. Le volevo dire un'altra cosa, sì, che è sempre inclusa in quell'articolo in cui si faceva riferimento che lei ad Arezzo addirittura avrebbe fatto arruolato dei jihadisti. Allora, questo è un insulto alla Digos, perché questo, voi se andate alla Digos avrebbe detto che non mi hanno mai indagato per una cosa del genere. Quindi questo è un insulto veramente alle vostre autorità poliziesche e giudiziari, perché un'accusa del genere vuol dire che ero indagato da loro. Chiedete a loro se sono stato mai indagato di una cosa del genere e se ho mai, se hanno mai avuto dubbi su di me su una cosa del genere. Perché lasciò Arezzo all'epoca? Perché lasciò Arezzo? Anche questa fu un'accusa obbrobbia, dicendo che io ho lasciato Arezzo dopo l'11 di settembre. Sì. Io sono partito da Arezzo esattamente il 1° di agosto 1998. L'11 di settembre nessuno lo sognava. E sono partito perché tutti a Arezzo sanno che ho avuto una storia familiare che è finita male. E che la persona proprio della mia moglie, mi scusa se mi stai ascoltando, che mi aveva accusato di certe cose, finito il tribunale, siamo partiti insieme. Quindi la persona che mi aveva accusato ad Arezzo è venuta con me in Belgio e ha risieduto con me in Belgio altri 3 anni. Quindi è soltanto una storia familiare, che visto tutto ciò che è uscito sui giornali su di me, via dalla storia familiare e niente altro, io ho preferito allontanare i miei figli da un ambiente dove sono usciti sui giornali e sono passati in televisione. Ecco. No, quello che mi chiedevo... Mi chiedevo appunto se lei è totalmente estraneo, cioè come è venuto fuori secondo lei il suo nome accostato a questi fratelli, cioè lei li conosce, cioè li ha conosciuti, come è venuto fuori secondo lei? io gli dico come è venuto fuori. È venuto fuori che questa signora di Roma, del tempo, la giornalista, sicuramente avrà fruttato su qualcuno, l'ha sollecitata, perché non, nessuno sa che io sono andato al Belgio, soltanto chi mi è vicino, d'accordo? Sì. Questa è stata sollecitata, e visto che c'è una campagna non soltanto contro di me, in Italia ci sono altri imam che sono stati accusati di cose ingiuste, e siccome aveva bisogno di fare lo scoop, ha trovato un nome, l'ha inserito e ha cominciato a appiccicarle ogni cosa. Tutto qui, non c'è altro. Cioè, io vado su internet, cerco un nome importante, magari che qualcuno ha parlato di lui, e gli dico anche da dove lei mi ha cercato. Lei mi ha cercato con la storia di Adel Smith, non so se voi se conoscete. Adel Smith era una persona che conoscevo io nel 1990, e dal 1990 non l'ho rivisto fino a questo momento, ovviamente so che è morto, d'accordo? Era uscito il mio nome con lui nel 2003, quando fece quello scandalo del crocifisso, non so se vi ricordate. Sì. Che buttò il crocifisso dalla sua stanza dell'ospedale, d'accordo? In quel momento c'è una persona che mi conosceva a me e lo conosceva a lui, ha raccontato la sua storia dicendo che io lo avrei aiutato a noleggiare un camper per andare in Jugoslavia nel 1990, non era nemmeno la guerra jugoslava, per accusare di dire chissà cosa c'era in Jugoslavia o altro. In Jugoslavia era ancora un paese intero. Non dimentichiamo che la Jugoslavia nel 98 è nata la guerra civile, specialmente quella in Bosnia. Nel 1989 è caduto il muro di Berlino, nel 1990 c'era ancora, mi sembra, non mi ricordo Tito quando è morto esattamente la sua data, ma in quell'epoca
Adam Smith partì in Jugoslavia con un camper che io soltanto una cosa, soltanto questa è la cosa vera di tutta la storia. Io ero con lui all'Università La Sapienza di Roma, presso il professore Sforza della facoltà di psicologia, a partecipare come oratori ad una conferenza sulla fede e la scienza e la fede. Io ho fatto un intervento come musulmano e il signor Adel Smith era lì presente. Io lo accompagnai in questa agenzia dove lui aveva affittato un camper e non aveva la sua patente con lui. Mi chiese soltanto la gentilezza di mettere il mio nome come conduttore e mi diceva che andava a mare, poi è andato in Jugoslavia per perseguito. Ecco, l'unica cosa vera è questa. E questa non è, nessuno può, mi può rimproverare di pagare o non pagare, di affittare o non affittare una cosa ad un amico che era a quell'epoca questo, non c'era assolutamente altro. Ecco, l'unica cosa vera, ripeto, questa è l'unica cosa che ha un po' di vero in tutta la storia. E da qui lei ha costruito tutto il resto, giustamente perché ha visto che in Belgio c'era quel che c'era, in Francia c'era quel che c'era, e allora bisogna terrorizzare l'opinione pubblica e soprattutto quella retina, terrorizzarla per dirle a tanto attenti che lì qua era una persona così. Allora, che ripeto, e questo lo sottolineo, io da quando ho messo i piedi in Italia nel 1979 sino in questo momento in cui sto parlando con voi, non ho mai ricevuto visita di nessuna polizia del mondo. Questo ho detto tutto. Quindi capisce cosa vuol dire questo? Cioè, io sono fuggito dall'Italia non per paura di nessuno, per allontanare i miei figli dalle dicerie. Sono arrivato qua, sono 15 anni che sono qua, non disturbo nessuno e mi disturbano ancora lì per supparmi la mia vita. Sono andato a trovare il mio figlio poveraccio che fa, cioè, se fosse io un integrista, il mio figlio non fa il militare. Mio figlio sta facendo la carriera militare qua in Belgio e sono andati a disturbarlo a lui. Immagini lei che se lui è entrato come carriera militare nel Belgio, se lui avesse avuto un padre come mi hanno presentato, l'avrebbero accettato secondo voi? Va bene. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie. No, glielo chiedo, glielo dico perché? Perché ci sono 10.500 persone che stanno aspettando questa mia intervista. Va bene. Ecco. Okay. Almeno in tanti, d'accordo? Grazie, grazie. Buonasera, arrivederci. Buonasera.